Ho scelto una tematica magari no, non così piacevole da trattare, però credo che sia importante, forse una tra le più importanti nel campo della prevenzione, quella della prevenzione dei tumori e quindi del cancro, che è una delle malattie forse più brutte delle quali dover morire. Vi siete mai, inizio proprio con una domanda, vi siete mai accorti che a volte una di queste patologie che vengono chiamate anche malattie del progresso, no? Perché sono malattie che oggi sono molto diffuse rispetto ad una volta, sono in realtà patologie fai da te. Che cosa intendo dire? Che spesso ciò che mangiamo, ciò che viviamo, lo stile di vita che viviamo, le scelte che facciamo, il modo in cui lavoriamo, il luogo in cui viviamo, l'aria che respiriamo, l'ambiente dove appunto delle volte lavoriamo, delle volte invece viviamo, sono i fattori fondamentali che scatenano lo sviluppo di questa malattia. In questo vi posso dire che oltre che per passione, come vi dicevo nei giorni scorsi di cui mi occupo di prevenzione, anche per lavoro adesso. Sono competente. L'ISPRA si occupa anche di prevenire, per esempio, le circostanze lavorative che espongono il lavoratore a ambienti ad alto rischio anche di cancro. Per esempio, ambienti ad alto inquinamento elettromagnetico. Per esempio, il vivere o lavorare o essere costretti a trascorrere diverse ore sotto a cavi dove scorre alta, corrente ad alta tensione. È stato ormai dimostrato che queste situazioni sono situazioni che fanno aumentare notevolmente il rischio di sviluppare una patologia cancerogena. Quindi ci sono moltissime leucemie che sono associate al fatto che, soprattutto le leucemie infantili, sono associate a bambini che sono nati e cresciuti in case che erano troppo vicine, per esempio, a dei pali dell'alta tensione. Ormai è risaputo che l'abuso di cellulari o il vivere o lavorare sotto ad antenne di trasmissione dei cellulari espone a un altissimo rischio di contrarre anche lì patologie tumorali cancerogene. Ma la scienza medica oggi, oltre ad aver scoperto, no? Quindi come moltissimi fattori sono associati allo sviluppo della malattia, ha anche sviluppato nuovissime tecniche di cure del cancro, soprattutto anche di diagnosi precoce, per cui si può scoprire lo sviluppo della malattia quando è ancora a livello di poche cellule che ne sono affette. Ma vi dico, come possiamo dire, uno scoop, perché ne parlavo proprio oggi con il direttore del mio dipartimento, stanno lavorando sulla rielaborazione o comunque il potenziamento di macchinari che permettono di curare il cancro grazie all'ipertermia. Era una pratica che già negli anni 80 veniva utilizzata, ora stanno rielaborando, stanno cercando di modificare questi macchinari, attraverso l'ipertermia si può curare il tumore. Quindi la tecnologia sta avanzando per quanto riguarda la diagnosi precoce e la cura del tumore. Quello però di cui vi vorrei parlare oggi è che la triste verità è che nonostante che tutte queste nuove scoperte tecnologiche e scientifiche, gli indici, i tassi di mortalità dovuti a patologie cancerogene stanno aumentando purtroppo nel mondo, non stanno regredendo. Per esempio, oggi un europeo su 5 muore di tumore, qualunque tipo, generico, non mi sto. E gli viene diagnosticato e non è curabile, quindi è condannato a morte. Questo andamento potrebbe essere tranquillamente invertito se prendessimo in considerazione alcuni semplici fattori, che è quello di cui vorrei parlare con voi questa sera. Il 70-80% dei tumori si può prevenire. E la gente spesso dice io farei qualunque cosa pur di non, no? Ammalarmi. Ma poi è sincera? È vero che è disposta a fare qualunque cosa pur di? Purtroppo sembrerebbe di sì, tranne che modificare il proprio stile di vita. Per
Per esempio, sapete che moltissimi tumori, sia alla gola, al polmone, alla trachea, alla faringe, alla lingua anche, sono associati direttamente al fumo? Eppure, quante persone sono disposte a smettere di fumare per prevenire il rischio di ammalarsi di tumore senza averlo già diagnosticato, senza avere... cioè solo per il fatto che il fumo aumenta notevolmente il rischio. Quanti di coloro che fumano sono disposti a fare questa scelta? Per 50 anni si è saputo nel mondo che il fumo genera, causa il tumore. Eppure solo negli ultimi anni, sulle sigarette è scritto che nuoce gravemente alla salute, solo negli ultimi anni si stanno cominciando a fare delle vere e proprie campagne contro il fumo riconosciuto, no? A livello anche nazionale. Per anni siamo andati avanti facendo finta di niente. Sempre più persone nel mondo fanno uso di tabacco e non si tratta solo, come vi dicevo, del tumore ai polmoni. Questi sono il 90% dei tumori a queste parti del nostro corpo, quindi polmone, labbra, bocca, lingua, gola, esofago, sono diretta conseguenza dell'uso, del consumo di tabacco. Sigarette, pipe, qualunque tipo, non soltanto il fumo di sigaretta. Anche, ma non soltanto questo, anche la metà dei tumori alla vescica potrebbe essere prevenuto eliminando l'uso del tabacco. Questo magari è meno conosciuto. Un terzo di tutti i tumori maligni, quindi che portano alla morte, sono causati dal fumo, dal tabacco in qualche modo. Ma la storia non finisce qui. I fumatori rischiano 10 volte più degli altri di non solo di ammalarsi di tumore, in questo caso di soffrire di cardiopatie, di morire di infarto, per esempio. Sono a più alto rischio, 10 volte più alto, anche l'ischemia. Oppure migliaia di fumatori muoiono a causa di un enfisema. Enfisema polmonare è un soffocamento lento. Quindi se siete fumatori, il consiglio per prevenire tumori è smettete di fumare. Questo già riduce il rischio in maniera notevolissima. E un consiglio, se non sapete come fare, se vorreste smettere, se avete un parente, un amico che vorrebbe smettere ma non ce la fa da solo, chiedete assistenza. È possibile farlo, ci sono vari metodi. Ma vi posso dire che il metodo più di successo al quale ho potuto partecipare anch'io, perché ho collaborato con questa associazione che in Italia lo promuove dal 1973, è il piano che si chiama Respira Vivo, o Respira la Natura adesso, non so se hanno cambiato nome. Ed è un corso di gruppo di 5 serate che aiuta la persona che ha deciso di fare questa scelta a portare avanti questo percorso con un sostegno fisico, con un medico, con uno psicologo anche, con un gruppo di mutuo aiuto, con dei consigli di tipo pratico, quindi alimentazione e anche altri consigli sempre di tipo naturale, oltre che psicologico, e viene portato avanti dalla Lega Vita e Salute. Più tardi vi spiegherò anche meglio, anzi farò parlare qualcuno qui che forse vuol dire anche qualcosa più di me. Io ho fatto parte di questa associazione per anni, ho collaborato a Roma, quando vivevo a Roma, con il dottor Mangiaracina, che è stato colui che in Italia ha sviluppato questo corso per smettere di fumare in maniera più organizzata. E questo corso in realtà è stato inventato, non saprei nemmeno dirvi quando, ma credo tra gli anni 50 e gli anni 60, dalla Chiesa Cristiana Adventista del Settimo Giorno in America. Importato in Italia nel 73 e poi rielaborato dal dottor Giacomo Mangiaracina, che attualmente collabora anche con l'associazione dei consumatori, la Codacons. A Roma è tutto questo. Esistono sicuramente anche in queste località, anche ad Arezzo, la possibilità di farlo, perché so che la Lega ha dislocato in giro per l'Italia varie sedi, sezioni locali. E se non c'è ad Arezzo, cosa di cui non mi sono esattamente informata, ma poi faremo dire qualcosa a qualcuno, sicuramente a Firenze c'è, quindi vi potete rivolgere lì. Un altro punto fondamentale per la prevenzione è l'alimentazione.
Anche questa dice, ma la dieta, che cosa può effettivamente causarmi il tumore? Cioè, posso mangiare qualcosa che è cancerogeno? Magari saranno forse le sostanze contenute nei cibi, cioè i preservativi, gli additivi, tutto quello che viene messo dentro. No, in realtà sembra che il 33% di tutti i tumori generali sempre sia direttamente correlato a ciò che mangiamo, quindi al cibo di per sé. Quindi non le sostanze che vi dicevo prima, i pesticidi o altre molecole chimiche che vengono aggiunte o spruzzate sulla pianta o di cui vengono iniettati gli animali prima di ucciderli, ma proprio la sostanza contenuta nell'alimento. E vi vorrei anche dire perché. Solo il 2% dei tumori, di quel 33% di tutti i tumori, è generato da queste sostanze chimiche aggiunte al cibo. Il restante 98% in realtà è causato proprio da quello che mangiamo. Una dieta ad alto contenuto di grassi e di proteine animali e a bassissimo contenuto di fibre è una dieta altamente cancerogena. Il 36% di grassi in più e un terzo di fibre in meno può aiutare a ridurre il rischio. In zone del mondo dove l'apporto di grassi è più basso, per esempio nelle zone povere, dove la gente non fa uso di oli o di burri o di altri condimenti grassi e fa bassissimo uso anche di carne, si è visto, è stato riscontrato, no? Facendo quindi delle statistiche, delle ricerche, che l'incidenza di tumori più comuni, quali quello al colon, al seno, alla prostata, è molto bassa, mentre nei paesi occidentali, come negli Stati Uniti, nel Canada, nella Nuova Zelanda, nell'Australia, dove l'alimentazione, in Germania, dove l'alimentazione è più o meno di questo tipo, quindi ad alto contenuto di proteine animali e di grassi, l'incidenza di questo tipo di tumori è molto più alta. Parlo di tumori colon, prostata, seno, questi sono i tumori di cui stavo parlando. Come possono quindi le fibre e un basso contenuto di grassi determinare o meno il cancro? Qual è la correlazione? Non ci sono ancora risposte certe al 100%, però si è visto che alcune sostanze contenute in questi alimenti, quindi soprattutto nei grassi e non solo, adesso vi farò vedere qualche cosa anche attraverso questa immagine, sono sostanze chimiche altamente irritanti per l'apparato digerente, gastrodigerente e non solo, anche per l'organismo, che possono così causare delle lesioni cancerogene, quindi iniziare lo sviluppo del tumore. La bile, ed è per questo che ho messo questa immagine, ne è un esempio. La bile è una sostanza che produciamo noi nel nostro stesso organismo, con il nostro metabolismo, che però viene secreta solo quando il pasto che abbiamo fatto è un pasto ad altissimo contenuto di grassi e serve per aiutare appunto la digestione del grasso, che altrimenti il nostro apparato digerente non è in grado di assimilare, di digerire, di rompere per poterlo poi assimilare. Questa bile nel tratto intestinale può formare dei composti irritanti reagendo con gli acidi dello stomaco, che se rimangono a lungo a contatto con le pareti dell'apparato gastrodigerente, in qualche modo causano delle lesioni. Prima comincia a irritare la mucosa, poi alla fine, penetrando sempre più in profondità, perché la mucosa intestinale è uno strato appunto mucilaginoso che protegge le pareti di tutto l'apparato digerente dalle irritazioni, in qualche modo arriva a causare delle vere e proprie lesioni. Le fibre entrano in gioco a questo punto, perché le diete con poche fibre fanno sì che la digestione sia lenta, ci vogliono dalle 72 ore ai 7 giorni perché quello che ho mangiato questa sera esca quando poi vado al bagno, quindi che attraversi tutto l'apparato gastrodigerente, in diete a bassissimo contenuto di fibre, quindi diete di persone che mangiano
pasta, carne, patatine fritte o patate lesse, anche sostanze che non contengono, alimenti che non contengono molte fibre. Invece, in diete con alto contenuto di fibre, il passaggio attraverso il tratto gastrodigerente è molto più veloce, va dalle 24 alle 36 ore. Questo vuol dire che quello che mangio questa sera, domani sera, è già fuori dal mio organismo, al massimo dopodomani mattina. Un transito molto più veloce. Questo fa sì che le sostanze cancerogene, oppure prodotte dall'organismo che servono a digerire i cibi, rimangono meno a lungo in contatto con le pareti e quindi non hanno il tempo di sviluppare quelle lesioni che poi diventano cancerogene. E questo non solo, ma le fibre riducono non solo il tempo di esposizione, ma diluiscono anche la concentrazione, perché è come appunto avere una sostanza in qualche modo irritante e mescolarla con qualche cosa di innocuo. Questo aiuta a diluire la concentrazione di quella sostanza, quindi a renderla meno dannosa. Non solo, ma le fibre trattengono anche acqua più facilmente nell'intestino e l'acqua lega a sé le sostanze tossiche e le trasporta poi fuori dall'intestino in maniera che non interagiscano troppo con le nostre pareti. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma la differenza che c'è fra l'Occidente, l'Africa o i paesi più poveri dove queste malattie non si sviluppano così tanto potrebbe essere dovuta alla differenza di razza, di cultura, una differenza genetica, no? In qualche modo. Invece si è visto, come già vi dicevo precedentemente nell'altro seminario che avevo fatto qualche giorno fa, 2 settimane fa, che queste stesse persone che vivono in paesi poveri a una dieta diversa, se vengono trasferite in un paese occidentale e cominciano a mangiare le stesse cose che mangiamo noi occidentali, quindi avere una dieta più alto di contenuto di grassi e più basso contenuto di fibre, sviluppano anche loro la stessa incidenza di rischio della stessa patologia, quindi cancro al colon, al seno, alla prostata. Quindi è direttamente correlato allo stile di vita. Si è visto che i giapponesi, che vivono anche nei villaggi, in zone rurali, che quindi mangiano più prodotti dell'agricoltura, soffrono molto poco di tumori. Per loro tradizionalmente la loro alimentazione è ricca di fibre e contiene pochi grassi. La dieta arriva nella media solo al 15-20% del totale della dieta stessa per quanto riguarda i grassi. Mentre se questi giapponesi migrano poi in America, come stavo dicendo prima, e acquisiscono le abitudini degli americani, il tasso aumentò drasticamente e raggiunse quello degli occidentali. E per quanto riguarda gli altri tumori, un altro apporto di grassi, come dicevo, la dieta del McDonald's, così come viene chiamata, deprime l'attività di tutte quelle sostanze, quelle cellule anche, che sono importantissime per il sistema immunitario, come i globuli bianchi, come le piastrine anche, questo forse non si sa, ma i grassi abbassano la motilità delle piastrine, anche se questo non è direttamente collegato con i tumori. Questo effetto è stato studiato, ampiamente messo in relazione anche e non solo con i tumori legati all'apparato gastrodigerente, ma anche con il tumore al seno. Una dieta ricca in proteine animali e in grassi è una dieta che aumenta il rischio di ammalarsi di tumore al seno per noi donne in particolare. Questo perché? Perché il metabolismo dei grassi va ad incidere con il metabolismo degli ormoni. Paradossalmente è così. E il colesterolo anche contenuto nei grassi animali. Per questo motivo è bene prevenire abbassando il consumo di grassi. Un sistema immunitario debole poi apre proprio le porte a tutti i tipi di patologie, quindi non soltanto al tumore. L'alcol è un altro fattore di rischio molto importante, soprattutto per il tumore al fegato, all'esofago e al pancreas. Perché? Perché l'alcol contenuto nelle bevande come il vino, la birra, o comunque in generale le bevande alcoliche, è una tossina. Il nostro organismo non riesce in nessun modo a digerirla, deve eliminarla. Gli organi e
dove prevalentemente arriva, agisce è il fegato, perché il fegato è l'organo, fegato in realtà in qualche modo anche il pancreas, ma in particolare il fegato è l'organo deputato alla depurazione dell'organismo, quindi eliminare le tossine. Ed è per questo che si sviluppa più facilmente il tumore al fegato. Per non parlare di altre patologie che adesso non affronto, come la cirrosi epatica, tutta all'arco, no? Si è scoperto che il 12% dei tumori sono direttamente collegati al consumo di alcolici, e questo numero non include il 50% degli indici di incidenti stradali mortali dovuti all'uso di alcolici. Quindi stiamo parlando solo dei tumori, 12%. Per poi non parlare di altri effetti che hanno l'alcol, che ha l'alcol sulle famiglie, che vengono distrutte a livello emotivo a causa di qualche membro della famiglia che fa uso o abuso addirittura di alcolici. Quindi ed è da tenere in considerazione anche quest'altro fattore. Purtroppo anche il sole, che è una cosa naturale in realtà, può essere un fattore di rischio. La lunga esposizione al sole, soprattutto nelle ore della giornata in cui picchia di più, può essere uno dei fattori che aumenta notevolmente il rischio dello sviluppo di melanomi, che è uno dei tumori forse più brutti che ci possa essere. Anche se, come vi dicevo l'altro giorno, l'esposizione moderata alla luce del sole è benefica per il sistema immunitario, per la depressione, per la produzione di vitamina D e quindi per prevenire l'osteoporosi, è un'esposizione limitata nel tempo e soprattutto in certi periodi della giornata, cioè quando il sole picchia di meno, verso la mattina, verso la sera, mentre l'esposizione prolungata, come abbiamo noi nella pessima abitudine estiva di sdraiarci al sole tra le 10 e l'una, le 2 e prenderci la tintarella e diventare tutte belle abbronzate, ecco, quello è ciò che aumenta il rischio di sviluppo di melanomi. Questo, per esempio, è ciò che accade quando un melanoma si sviluppa sulla nostra pelle. Scusatemi, quello non era il melanoma, andate indietro. Queste sono degenerazioni di alcune cellule epiteliali, quelle di destra, quello rosa di destra, è del... scusatemi, sì, alla vostra destra. È lo sviluppo di degenerazione delle cellule basali, quello di sinistra di cellule squamose, che sono comunque guaribili al 100% in qualche modo. Questo invece è un melanoma. È tutta un'altra storia, perché questo sembra un neo scuro, però ha dei contorni molto frastagliati e cresce anche in maniera inaspettata, sconsiderata, improvvisa. Ed è bene, se qualcuno ha un sospetto di avere un neo che vede, che nota strano, che si vada subito a fare un controllo da un dermatologo e che lo tenga sotto controllo. Ecco, questo è un consiglio che do, perché è utile anche nella prevenzione. Sembra che i melanomi non si sviluppino perché una persona si espone qualche volta al sole e si prende una scottatura, ma perché lo fa come abitudine prolungata nel tempo, quindi è dovuto a numerose scottature ripetute per anni, avere proprio l'abitudine di andare a prendersi la tintarella e prendersi notevoli scottature. Se proprio siete costretti a lavorare sotto il sole, anche in orari in cui non sarebbe bene esporsi, quindi fate un lavoro nell'agricoltura o lavorate nell'edilizia, quindi siete costretti a stare al sole anche fino a mezzogiorno inoltrato, allora cercate di prendere delle precauzioni con cappelli di paglia, coprendo il più possibile la vostra pelle in modo da essere esposti ai raggi del sole il meno possibile. Queste sono delle altre precauzioni molto semplici. Per prevenire, si ritiene che alcuni tumori possano essere correlati anche alla sedentarietà, all'inattività fisica. Abbiamo visto come anche l'osteoporosi è in qualche modo correlata alla mancanza di attività fisica, sembra che anche i tumori. Questi sono più di 100 tipi di tumori che sono correlati alla sedentarietà. Perciò è difficile fare una dichiarazione che li investa tutti quanti, no? Dire andare a fare esercizio aiuta a prevenire il tumore alla prostata o al seno. Non è possibile dire questo. Comunque, fino ad ora i ricercatori hanno scoperto che coloro che trascorrono almeno 4 ore a settimana
praticando esercizio fisico, soprattutto all'aria aperta, riducono il rischio di ammalarsi di tumore di un terzo. Ok? Quindi non è poco. Essere sovrappeso è un altro fattore di aumento del rischio del tumore, quindi ridurre il proprio peso, fare una dieta sana, evitare di andare a mangiare nei fast food, fare esercizio fisico per ridurre il peso anche, sono degli ottimi consigli preventivi per quanto riguarda il tumore e le patologie anche legate all'obesità. Quindi raccomandazioni per una dieta della Società per la prevenzione del cancro. Questi sono stati fatti dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Dovremmo mangiare tutti quanti in qualche modo una dieta basata prevalentemente su frutta e verdura, specialmente quella cola, perché contiene fitochimici, come si chiamano, che nella cottura si perdono. La Società Americana per il Cancro raccomanda quindi di seguire questa dieta di massima per la prevenzione dei tumori, scegliere tra i vegetali i cibi più freschi, quindi andare a comprare possibilmente non al supermercato, ma nei mercati. Voi che abitate qui ad Arezzo magari avete accesso anche a coltivatori diretti. Cercare di mangiare la frutta e la verdura il più fresca possibile. La gente che consuma molta frutta, molti cereali, molti vegetali, riduce il tumore di circa il 50%. Quindi questa è anche un'ottima prevenzione. Molte ricerche scientifiche rivelano che il consumo di frutta e verdura protegge dal cancro anche grazie a delle sostanze contenute nella frutta e nella verdura. Sempre quei fitochimici di cui parlavamo prima, sono anticancerogeni, in particolare per esempio le carote, le albicocche, tutti i frutti e i vegetali di colore giallo-aranciastro contengono dei fitochimici che sono antitumorali. E in particolare anche le foglie verde molto scuro, come il cavolo toscano, quello della vostra famosa zuppa toscana. Il cavolo nero. Il cavolo nero, che è verde scuro però in realtà non è nero. Ecco, tutte le verdure a foglia scura, come il cavolo nero, ma non solo quello, contengono sostanze che sono utili alla prevenzione dei tumori. La frutta oleaginosa anche contiene sostanze che sono preventive. Ma, prima di passare alla frutta, limitare cibi ad alto contenuto di grassi è anche un buon consiglio. Ridurre il contenuto di grassi nella cottura anche. Quindi queste cose sono associate ad un aumento del rischio, come vi stavo dicendo prima. Mentre altri grassi, come quelli contenuti nella frutta oleaginosa, nelle olive, nei semi, come i semi di lino, come i semi di girasole, come l'avocado, con tutta la frutta secca, sono grassi buoni, che addirittura aiutano a prevenire il tumore. I grassi omega 3, i grassi omega 6, tutta la famiglia degli omega, sono dei grassi cosiddetti buoni, aiutano anche nella prevenzione del colesterolo, aiutano anche nella prevenzione della depressione, tra l'altro. Mentre il consumo di carni è associato ad un aumento del rischio tumorale, sempre per quel discorso delle proteine animali. Quindi coloro che rimpiazzano i cibi fast food, come li vogliamo chiamare, con invece cibi più freschi e meno grassi, sicuramente daranno un notevole apporto all'abbassarsi del rischio. Un altro consiglio molto utile e semplice da fare è quello di sottoporsi, soprattutto dopo una certa età per noi donne, a uno screening costante, quindi ripetuto nel tempo. Per il tumore del seno la prevenzione precoce è la cosa migliore da poter fare, la diagnosi precoce. E quindi farsi controllare dal medico più spesso possibile aiuta ad avere una probabilità di sopravvivenza più alta anche nel caso in cui la diagnosi non sia favorevole. Ma soprattutto, il consiglio che vi lascio sempre alla fine: Dio non ha desiderato che le persone si ammalassero, non ci ha creati per degenerare, anche se poi abbiamo visto che il mondo va in maniera contraria. Sono quattro fattori di stile di vita che ci possono aiutare a prevenire, che fanno parte anche dei consigli che il Signore ci dice di seguire: non fumare,
per non danneggiarci. Non bere alcolici, mangiare molte fibre, mantenerci in linea, aiuta a prevenire circa l'80% dei tumori più diffusi nella società del mondo occidentale. Il rischio di mortalità per tumori potrebbe scendere da 1 su 4 a 1 su 20 se questi consigli venissero seguiti nel mondo occidentale. Non è un sogno impossibile, infatti possiamo aspirare a molto più di questo. E vi voglio lasciare con questo pensiero, perché in realtà questo è quello che quella voce che ha ispirato tanti anni fa degli ebrei a scrivere delle cose su delle tavolette o su delle pelli di capra e di agnello, quello che vuole dire ancora noi oggi. E con questo vi lascio a Davide. Grazie, grazie Emanuela. Ecco, posso vedere le mani adesso di chi eventualmente stasera qui è la prima volta? Bene, siamo tutti praticamente, tutti diciamo in famiglia, no? Ormai abbiamo familiarizzato dopo 3-4 serate.